Dopo una nuova giornata di scontri e guerriglia urbana a Parigi da parte del movimento dei gilet gialli, il presidente francese Emmanuel Macron ha tenuto un'urgente riunione di sicurezza. L'imposizione dello stato d'emergenza, ventilata nei giorni scorsi dai media dopo alcune dichiarazioni del presidente, non è stata discussa nel corso del meeting e a escludere questa opzione per il momento è lo stesso ministro per la giustizia, Nicole Belloubet. Non credo che siamo già arrivati a questo punto. Penso ci siano alternative al ripristino dello stato d'emergenza. Belloubet ha promesso il pugno di ferro contro i manifestanti che faranno ricorso alla violenza. Oltre 100 persone sono rimaste ferite in città nelle manifestazioni di domenica, tra cui 23 membri delle forze di sicurezza. Gli arrestati sono invece quasi 400.